Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Chiudiamo la ultima top 10 pre-Toti con gli attaccanti, visto che oggi giovedì ormai ci siamo e stasera ore 19 verrà rivelata in maniera ufficiale la top 11, la squadra dell'anno che appunto uscirà poi a partire da domani con gli attaccanti nei pacchetti fino ad arrivare a giovedì, quando all'interno di questi sarà possibile trovare la squadra completa e venerdì 27 poi si aggiungerà il dodicesimo più la squadra di menzione Toti. Stavolta dobbiamo fare un'eccezione perché, come vi ho sempre detto, nelle altre categorie le icone non ce le piazzo perché fanno abbastanza un campionato a parte, negli attaccanti ce le devo piazzare per forza perché non solo c'è un po' di moria di vacche e soprattutto ci sono dei giocatori che non possono essere ignorati. Il primo in assoluto è R9, chiaramente lo utilizzo nella sua versione Prime, ma lo stesso analogo discorso lo facciamo per la versione 95 e per la versione 94, assolutamente no per la 90 che è 4-4, è un giocatore molto average, che dire, è un giocatore che insomma faccio fatica a presentare perché è un 5-5 di Cristo, può fare anche la T magari per ibridare, velocissimo, agilissimo, finalizzazione che non sto neanche a dirvi, ha anche l'ottimo tiro di precisione dalla lontananza che può sempre tornare utile, uno dei pochi che quest'anno fa dei buoni tiri a giro, quindi ve lo devo andare a piazzare. Ulteriore precisazione è che questi attaccanti ve li vado a delineare sia PS4 che PS5, quando c'è qualcosina da aggiungere su questa distinzione, appunto ve la dico, altrimenti sono giocatori che vanno bene su entrambe le console. Al secondo posto, per grazia di Dio, si è risolto il grande equivoco che c'è stato ieri, vi vado a inserire Zlatan Ibrahimovic Centurioni Foot, perché finalmente gli hanno ripristinato le statistiche, adesso ha di nuovo l'85 di equilibrio, l'85 di resistenza e l'82 di agilità, una carta che, voglio dire, a me ha sconvolto, perché è praticamente una sottospecie di R9, al quale manca il 5 piede debole, ma che è molto più alto e ti va in campo aperto. Quindi potete fare tutta una serie di gioco di cross, palle di testa, sponde che con R9 non potete fare e io lo straconsiglio. Doppi passi non vi sto neanche a dire con l'Engti come si butta nello spazio, finalizza di Cristo, skilla anche benissimo, tiene la palla attaccata al piede che è un amore e non è neanche così pesante come potreste pensare. Anzi, quel 93 di forza, vi ripeto, è fondamentale perché altrimenti non avrebbe preso lo stile di corsa prolungato. Se Ronaldo il fenomeno è un 10, lui al momento per me è un 9 e lo vedremo tanto anche nei tornei competitivi, specie nella Serie A. Terzo posto, per sempre verde irriducibile Mbappé, che io ovviamente vi metto nella versione base e ci tengo a sottolineare che al momento ve li sto presentando in ordine di come li reputo di forza, quindi primo R9, secondo Ibra, terzo Mbappé. Quindi non mi dite meglio Mbappé o Ginola, perché se Ginola non l'avete ancora visto vuol dire che Mbappé è superiore. 5 skill, 4 piede debole, ripeto, anche nella sua versione base fa la sua porca figura assolutamente. Chiaramente, se avete budget, io per calcolare Mbappé partirei a questo punto quantomeno dalla versione 93, vista la rarità delle carte e visto anche l'uscita, l'IF e il base ormai sono belli che outdated, può fare tutto, lo potete piazzare anche magari laterale in un 4-3-2-1 che poi si accentra alla punta di riferimento e lui è ancora il mio attaccante preferito con 1240 partite, guardate lì, 740 gol, 506 assist e l'ho preso, spostato, cambiato, quindi veramente super approvato anche arrivati ormai a dicembre, anzi a gennaio, scusate. Ginola, appunto, quarto posto, 1,86 m, 5-5, anche lui lo conosciamo benissimo, nonostante a detta di molti magari sia stato leggermente nerfato, per me rimane un attaccante di assoluto livello e anzi finalmente ha raggiunto anche un prezzo abbastanza abbordabile rispetto al passato e aveva mantenuto tantissimo, insieme a Mbappé, una delle carte che di più ha mantenuto il prezzo di inizio gioco, però adesso è arrivato più o meno alla portata di tutti e io ve lo straconsiglio. Stesso discorso di Mbappé, se lo dovete utilizzare sia punta ma anche leggermente un po' più defilato va benissimo. Successivamente io vi piazzo Naït, che quasi quasi se la gioca con Ginola, che è Eric Cantona nella sua versione mid, e sottolineo solo ed esclusivamente in questa versione perché prende il Lengti. È un 5-4, 1,88 m, similibra, potete giocarci anche tanto di testa. È vero che rispetto a Ginola non ha il 5 di piede debole, ma è Lengti. Quindi rispetto alla carta Baby e alla carta Prime, che non lo possono essere, lui ha questo quid.
Va benissimo via in campo aperto, finalizza di Cristo, gran passaggi, discretamente agile, skilla bene, lo potete mettere tranquillamente sull'esterno, tranquillamente da punta, lui è uno che dove lo mettete lì davanti vi fa bene, quindi io ve lo straconsiglio, costa anche meno di Ginola, per cui qualità-prezzo ci sta alla grandissima. Così come rapporto qualità-prezzo ci sta alla grandissima questo Divock Origi. Nel momento in cui registro la partita tra Milan e Inter non è stata ancora disputata, quindi non sappiamo se alla fine avrà preso o meno l'upgrade, però è un giocatore similibra anche lui, 5 skill, 4 debole, 1,89 m, a 2 d'intesa con Architetto ti prende il Lengti, a 3 anche con Cannoniere. 79 partite, 53 gol e 37 assist, tutte partite di divisione elite sui 700 punti. Veloce, skilla benissimo, doppi passi, reverse, drag back, tiene la palla incollata al piede, prende un botto di velocità in campo aperto e io lui lo straconsiglio sia da punta che anche qua da giocatore un po' più laterale. Mi dite, sia su PS4 che PS5? La risposta è più forte su PS5, però per 40.000 crediti un giocatore del genere su PS4, dove comunque fa benissimo perché non è uno di quelli che è veloce solo con Lengti, a 91, a 97 di velocità scatto e 83 di accelerazione come Ibra, non è come magari un Van Dijk che ha 69 di accelerazione e 91 di velocità scatto e necessita per forza della corsa prolungata. Lui è rapido, esplosivo nei movimenti e mi ha veramente stupito tantissimo. Big up per questo Origi. Poco più indietro mettiamo Rafa Leao, che ho proprio sostituito con Origi, ed è lui è un simil Mbappé, anche se è 1,88 m, quindi è molto più prestante in game. 5 skill, 4 piede debole, peccato che in questo caso non prenda Lengti perché è molto agile in questa sua versione, però fa esattamente le stesse cose che fa Mbappé e le fa benissimo, anzi alcune volte ti prende anche meglio velocità, perché essendo 1,88 m con un body type più importante, c'ha ste lunghe leve che sono una garanzia. Finalizza, beh, buon passaggio, agile, si gira benissimo, skilla, quindi lui perfetto sia da punta che da esterno. Così come un altro giocatore che io non mi sento di buttare nel dimenticatoio è questo Cristiano Ronaldo flashback. Perché, scusatemi, rule breaker, perché rispetto al flashback ancora dello United, ovviamente 5 skill, 4 piede debole, anche lui Lengti, anche lui un ottimo finalizzatore, anche lui va via benissimo con i doppi passi. Anche lui non è che è così penalizzato da quel 79 di agilità, non si gira malissimo, e però quando si tratta di finalizzazione Ronaldo è una garanzia, quindi visto anche il prezzo ormai sempre più abbordabile mi sento di piazzarlo nella classifica. Così come mi sento di mettere, sempre per il discorso prezzo, questo Lacazette, 5 skill, 4 debole, una specie di chip Mbappé, soprattutto per nazionalità e campionato. Finalizza molto bene, anche lui va discretamente via in velocità, certo non ti prende campo quanto te lo prende un Origi, un Euribra con un doppio passo, appesantito leggermente da quell'88 di forza ma neanche troppo, perché con 87 di reattività, 86 di agilità, diciamo che non risente tantissimo di quel parametro lì. È un giocatore che poi poteva avere qualche caratteristica sicuramente in più, però per quello che costa, secondo me ve lo portate a casa e non vi dispiace. Discorso adesso particolare per Wöller e Belleder, per due motivi. Perché parlando di Wöller vi parlo implicitamente anche di Smolarek, di Forlan, di Brolin, di tutti quei giocatori Govu, Hero Marvel, che sono tanto veloci, hanno anche una buona finalizzazione, ma chi si porta il 3 di debole, chi il 3 di skill, ci hanno qualche problemino. Ve li ho inseriti all'interno di questa classifica perché secondo me sono giocatori più da PS4 che da PS5. Su PS5 rendono, ma danno il loro meglio secondo me su PS4, dove il gioco è molto più votato a calciatori che si muovono nello stretto, eccetera. E lo stesso discorso lo faccio per Belleder, per Dalglish, per giocatori di questo tipo qua, anche per Eusebio se vogliamo andare ad elevare il discorso, per Cruyff. Giocatori che sono old school, stile FIFA 20, FIFA 21, dove il loro unico obiettivo è ricevere la palla in area di rigore, vi girate, destro-sinistro, calciate. Difatti hanno 4 skill, 5 piede debole, tutti quelli che vi ho menzionato, sono dei furetti super agili, dotati di una grandissima finalizzazione. Quindi li ho messi come nota a margine all'interno del video, perché rispetto agli altri di cui vi ho parlato in precedenza, che per me sono universali e compongono la mia top 10, queste ultime due categorie di giocatori secondo me rendono più su PS4 che su PS5. Ora la domanda è, meglio Belleder o Mbappé? No, assolutamente, quei primi 10, se ve li potete portare a casa, vengono comunque prima di questi, ma anche un Origi, per me. Però, magari se giocate con un attacco a 2 e mettete un Origi con un Belleder o con un Dalglish o con un Eusebio, andate benissimo. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi attaccanti, quali giocatori magari meritavano di entrare nella top 10.
In descrizione trovate tutti i link di riferimento alla piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Sadonia Riberoschi. Ciao.